Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Shepherd's I.O. e abbiamo la lingua in italiano. Proviamo subito il gioco in gioca. Ok, posiziona un estrattore sopra una forma circolare per estrarla. Sì, questo gioco è un po' tipo Tutorio, sai, dove dovete fare quelle lunghe catene di costruzioni, è uguale. Quindi un estrattore, lo clicco e lo seleziono, con R lo ruoto e lo seleziono su, ora è un pallino però, ah eccolo qua, su questo, perfetto. Connetti l'estrattore all'edificio centrale utilizzando un nastro trasportatore, suggerimento, clicca e trascina il mouse con il nastro con il mouse, quindi clicchiamo questo, ok, giriamo, R per girare, ok, ci siamo, stiamo trasportando qualcosa. Questo cosa dice? Ah, questo non è un idle game, costruisci più estrattori e nastri per raggiungere l'obiettivo più velocemente. Suggerimento, tieni premuto maiuscolo per piazzare estrattori multipli, usare per ruotarli. Cioè se io faccio, ah ok, tipo ghost, ok ok, facciamo, come si fa a togliere? Ah così, ok, ottimo. Quindi fico, 1, 2, 3 e 4. Adesso abbiamo 4 linee che portano roba alla centrale, che sembra più una CPU. Però vabbè, oh oh oh, abbiamo sbagliato. Abbiamo messo una. Ok, bene, livello 1 completato. Il taglierino è stato sbloccato. Taglia le forme a metà, da sopra e sotto, indipendentemente dal suo orientamento. Assicurati di buttare via lo scarto, altrimenti si intaserà e andrà in stallo. Per questo ti ho dato il cestino che distrugge quanto riceve. Ah, quindi tagliamo in due la fetta. Una fetta di melone la portiamo a sinistra e l'altra che non ci serve la scartiamo col cestino sulla destra. Allora. Però lui continua a accettare le stesse cose, soltanto che adesso vuole la metà. Quindi taglierino. Vediamo un po', eh. Se io lo taglio così, cosa succede? Ok, me lo taglia giusto. Però dobbiamo fare così. Perfetto. Ora, però il discorso del taglierino è... no. Il taglierino può stare solo in una posizione. Quindi questo qui dobbiamo cambiarlo. Vediamo un po'. Questo lo possiamo utilizzare. Cestiniamo. Ed... questo dobbiamo toglierlo col tasto destro del mouse, creare un'altra linea di taglio, ci siamo. Questo questo qua lo possiamo utilizzare così, non facciamo sprechi, via. E poi no, facciamo così, questo fa così, lo tagliamo qua e poi questo lo portiamo alla base e qua ci stendiamo. Oh, livello 2. Questo livello non ti ha dato alcuna ricompensa, ma il prossimo lo farà. Meglio non distruggere la fabbrica che hai costruito successivamente. Avrai bisogno di tutte le forme per sbloccare il mio. Cioè, ovvero? Miglioramenti sbloccati. Tutte le forme che produci possono essere utilizzate per i miglioramenti. Non distruggere le tue vecchie fabbriche. Puoi trovare i miglioramenti nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi, nastri distributori e tunnel. Sblocca velocità 1 per... grado 2 estrazione. Oddio, taglio, rotazione e impilamento. Mix verniciatura. Oh, figo, sembra... sblocca. Nastri distribuzione e tunnel. 123, 500. Cioè, devo raccogliere 500 di questi per sbloccarlo? Credo, eh. Non ho ben capito. Metto in alto a destra. Saranno questi? Sì, sono questi. La stellina sono i miglioramenti. Questo è quanto facciamo, quindi il report. Adesso vuole un quadrato. Quindi tutto questo non serve più, dobbiamo andare qua. Quindi farei questa linea, questa linea, questa linea. Uno. Facciamo così. Due, tre, quattro.
lo facciamo più velocemente. Poi prendiamo questo, lo portiamo di qua e voilà, questo, tanti poi ce lo farà tagliare, sicuro. E questo, via. E siamo più veloci. Tanti di questi ne dobbiamo portare 70. Lui dice poi di non distruggere queste. Ma nel frattempo lui sta conteggiando, no? Perché le vuole tagliate al contrario. Quindi possiamo anche fare uno. Ok, facciamo così. Due. E tre. Ci siamo quasi, perfetto. Livello 03. Il bilanciatore multifunzione è stato sbloccato. Bilanciatore multifunzione. Può essere usato per costruire fabbriche più grandi unendo e dividendo gli oggetti su nastri diversi. Ah, ok, lo splitter praticamente. Ok. Abbiamo lo split. E dov'è? Ah, eccolo qua. Ho capito, ma adesso. Ah! Adesso vuole il quadrato tagliato lui. Esatto. Ma così. Io devo portare questo però. Che lui lo vuole sulla destra. Quindi questo qui deve andare a essere buttato. Deve andare a essere buttato. Soprattutto. E poi dobbiamo portare in casa questo. Esatto. Questo lo togliamo. Questo lo togliamo. Dice non distruggere le vecchie fabbriche. Dobbiamo per forza. Perché non funziona. Questo dovremmo esserci. C'è un problema che mi mette le curve da solo. Ah, c'ha ragione pure lui. Allora, nastrino. Poi mettiamo taglierino. E questo ce lo portiamo a casa. E questo lo buttiamo via. Poi ce ne vuole un altro. Tipo, ce la facciamo a farlo qua? Secondo me sì. Facciamo così. Lo tagliamo qua. Questo lo buttiamo. E questo lo portiamo a casa. Ottimo! Concludi posizionamento. Contagocce. Cos'è il contagocce? Non lo so. Control questo, seleziona un'area. Ah! Ah, c'è il copia! Perfetto. Perfetto, si possono copiare. Siamo a livello 4. Questi ancora spornano. Ok. Livello 04, il ruotatore è stato sbloccato, ruota le forme di 90 gradi in senso orario. Comandi utili, questo gioco ha molti comandi utili che possono rendere più semplice la costruzione delle fabbriche, qui ce ne sono un paio, ma dovresti controllare i comandi. Control drag, seleziona l'area da copia e incollare, shift tieni premuto per costruire copie dell'edificio, inverti l'orientamento dei nastri trasportatori, quindi mi diceva shift, premendo, vabbè. No. Alt. Vediamo. Scusa. Non lo so. Vabbè. Poi lo capiremo. R è il migliore fino adesso. Dobbiamo girarlo così. Quindi. Se lo faccio così. Sì. Questo funziona. Questo. E questo. Però potrei metterlo anche qua. Esatto. E mi evito un po' di roba. Esatto. E lo stiamo ruotando. Naturalmente io posso utilizzare anche questi. Quindi questo è 1, 2, 1, 2 e 3. Dovrebbe in teoria uscire bene. Se io faccio fermi tutti, che incominciamo a fare un po' di roba. Tanto lui li porta tutti di là. Quindi questo taglio, se io lo faccio qua, che
poi faccio gira 1, 2, 3. Poi questo tiro su, questo cammina, qui metto questo e poi ne metto un altro qua, giusto? E questo qua. In teoria questi fanno tutto lo stesso lavoro. Ci siamo. Questo lo posso recuperare pure lui. 1, 2, 3. Oh, completato. Il tunnel è stato sbloccato. In questo modo potrai trasportare oggetti al di sotto dei nastri degli edifici. Ottimo, 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 ottimo. Quindi 1, 2 e 3. Ok. Questo lo sblocchiamo così. Facciamo 1, 2, 3. E gira di qua. Quindi sono tutti orientati. Adesso dobbiamo tagliarlo di nuovo. Se io taglio... No, ho fatto una cacata. Ok. Allora, se io vado al tagliarlo... E allora vuole entrare là. Ok. No, che cavolo ho combinato? Perché non lo taglia? Ah, non lo taglia perché lo dobbiamo girare. Esatto, adesso lo taglierà. Furbo lui. Esatto. Quindi questo deve essere ruotato di nuovo di 90, giusto. E poi unito. Madonna mia, quindi devo fare la stessa cosa qua. Deve essere ruotata la fonte. Però questo forse riusciamo a tagliarlo, sai? Vediamo. Questi devono essere distrutti. Questo è tagliato. Quindi qua e qua. Fammi capire. Questo è girato di 1. Esatto. Il problema è che il taglio è un po' bruttino, perché io devo andare a distruggere tutta sta roba per rifarlo tutto da capo. Lo fa così. Lo so che non si dovrebbe fare, però questo taglia così, a meno che faccio così. Esatto. Poi vado qui. Lui me lo taglia? No. Esatto. Si può fare. Bisogna agire sempre singolarmente con questi. Questo lo taglia così. No. Quindi bisogna girarlo. Questo bisogna girarlo. E questo va tagliato così. Così. Ok. Ce ne abbiamo quel. Questo lo giriamo. Facciamo così. Lo unia. No, questo è il basso. Aiuto. Dov'era? Eccolo qua. E questo lo uniamo qua. E poi saliamo. Così. Questo qui. Io faccio così. Ah, è sbagliato però. Lo devo girare di 1 e 2. E questo 1, 2, 3. E dopo dovrebbero essere giusti?
Sì. Wow. Ok, il verniciatore è stato sbloccato. Estrai dai giacimenti dai giacimenti colorate esattamente colorati, esattamente come fai con le forme e combina il colore con una forma della verniciatura per colorarla. Ah, questa è bella cosa, vedi? Se sei daltonico, c'è la modalità daltonici per le impostazioni. Ok, quindi dobbiamo andare a prendere il colore rosso. Vuole i pallini rossi. Quindi dobbiamo estrarre un colore. Ce lo prendiamo da qua. Estrarre uno di questo. Questo lo dobbiamo fare camminare. Il colore deve camminare e deve essere verniciato qua. Così. Tanto, come si fa a farlo? Ah, ok. Capito. Uno con l'alt, tac. E questo così? No. Da dove deve entrare questo? Io non ho capito. Lui dice. Non ho capito. Non funziona. Così? No. No, no. Ci sono le freccine, però non ho capito. Dice da sotto. Ah, da sotto la forma e da sinistra il colore. Ok, allora. Da sotto la forma, da sinistra il colore. Ma così è brutto. Premi T. Ah, per cambiare variante, eccolo qua. T per cambiare variante. Oppure ci clicchiamo. Così fa. Ottimo. Forma sotto e colore sinistra. Sì, mi piace di più. Ok. E no, questo. Questo. 1. Sì. Ok, ci siamo. Vediamo cosa tiriamo fuori da qua. No, non funziona lo stesso. Sì, funziona. È un po' lento, però funziona. Funziona. Quindi a questo punto noi potremmo fare. Fermi tutti. Dato che noi non dobbiamo spendere soldi o attrezzi per fare queste robe qua. Se io faccio una cosa del genere. Dobbiamo farlo di due. Due e due. Fermi tutti perché voglio provare a fare qualcosa di più carino. Allora, questo qua arriva qua e si ferma qua. Nel frattempo viene splittato, va qua e si ferma qua. Questo qui fa lo splitter. No, questo deve essere di tre così. Cacchio. Cacchio, cacchio. Cacchio, cacchio. Ok, questo fa entra di qua. No. Siamo confuso. Allora, questo non mi interessa. Questo cammina e arriva qua e ci siamo. Contagocce lo prendiamo e si mette di qua. Poi questo splitta. Questo cammina. Il colore passa di qua. No, così. No, contrario. Così, esatto. Questo è un. Lo splittiamo. Uno va qua. Poi qua splitta. E va nell'altro. Quindi, se noi premiamo questo. Contro. Non è ancora sbloccato i progetti. Ah, non posso fare il copia e incolla, signori. Vabbè. Esc. Me lo devo rifare da capo. Allora, questo va qua.
Sì. Questo qua è qua, perfetto. Possiamo fare anche così, volendo. Questo qua. Ma c'è già questo. Esatto, così. Ok, e questo va qua. Perfetto, adesso prendiamo il colore. Devo farlo anche un po' più largo. Questo arriva qua e questo arriva qua. C'è qualcosa che non quadra perché questo non splitta, perché è sbagliato questo. Esatto. Così, diciamo così, non è bellissimo da vedere, però funzionale. Infatti è parapassato. Sì, diciamo che è un po' lenta, però ci siamo. Ne stiamo consegnando pochi, però, eh. È un po' lento questo qua. Ne vuole consegnarti 300. Quindi cominciamo a fare un'altra fabbrica. Non possiamo copiare, quindi dobbiamo fare tutto a manella. Allora, T, colore, ah, colore di qua. Sì. E splitter. Ci siamo. E splitter. Poi anche lì, questo qua potremmo fare così. Ok. Figo. Ci siamo. Ok. Estraiamo questo, lo portiamo di qua, mettiamo un coloratore così e questo. Sì, devo farlo un po' più avanti, però va benissimo, non è un problema. E andiamo qua. Possiamo ancora fare, infatti adesso qua la coda si sta smistando. A questo punto possiamo integrare qualcos'altro così. Gli diamo un altro po' di boost. Ok, diciamo che la migliore fabbrica più o meno è questa, perché sfrutti un giacimento. Non vorrei che magari è il colore che è poco. Lì vedo che è abbastanza. Vediamo se riusciamo a metterne ancora. Ok, 123, dovremmo tirare fuori ancora qualche risorsa. Potremmo cambiare questo e farlo diventare un pochettino più veloce. Però dovrei tirare su questo qua.
Questo dovrebbe splittarsi alla fonte. Ah no, alla fonte è brutto. Questo dovrebbe passare di qua e andare qua. Qui ci vorrebbe un coloratore. E questo andare... no, sopra. Bravissimo. Questo invece dovrebbe fare una cosa del genere. Prendiamo coloratore, potremmo fare anche così, coloratore, via, questo va qua e va subito qua. Questo si splitta e va così. E possiamo ancora continuare, però siccome non c'è più spazio si ferma qua. Questo qui scende, va così, questo lo uniamo così e ne abbiamo un po' di più. Incomincia a prendere forma. Ma questo qua invece... no, 500 bassi ne vuole. Ah, però dovrei poterli fare. Vuoto, vuoto, senza colore, senza colore. Codice, codice. Copia codice. Capiremo. Quindi in teoria dovrei fare, per fare quella cosa lì, prendere questo, tagliarlo. Girarlo, e questo vuole 2 e 3 e 4. Quindi dovrebbe essere questo. Ui. Hai sbloccato una variante del ruotatore. Consente di ruotare in senso anti-orario. Per costruirla, seleziona la ruotatrice e premi T per cambiare variante. Quindi potremmo utilizzare quella. Andiamo. No, qui c'è un errore. Allora, noi dobbiamo andare antiorario? Esatto. Aiuto. Ok. Questo qui dove dobbiamo portarlo? Qua. Possiamo unirli, perché questo poco importa. Ah, anche perché questo... vabbè, io questo possiamo portarlo qua. Questo lo eliminiamo, Q, e portiamo qua. Quindi adesso stiamo incominciando a fare quello basso. Sì, 5, 6, sta conteggiando. In real time. Quindi, oltre all'obiettivo che ti dà, hai l'obiettivo di sbloccare tutto, tipo il blu. E io non c'ho, infatti vuole il blu. E il blu dove lo trovo? Cosa? Ok signori, questa è la mappa. E non è assolutamente piccola, ma è gigante. Quindi ci si può sbizzarrire. Premi M per creare etichette della visuale corrente, oppure clic destro per creare un'etichetta nella posizione. Ok. Ma si può scrollare a destra? Ma è infinita? No. È veramente infinita. Che cavolo è sto coso? Oggetti strani. Ci sono tutte le forme. Bene, signori. Io credo di finire qui il gameplay, spero vi sia piaciuto il gioco, si può veramente creare una factory di quelle gigantesche, fatta bene, e io credo che questo gioco me lo giocherò tantissimo in offline, perché è tipo factorio e ci ho perso migliaia di ore. Per poter supportare il canale basta un like,
un commento, se vi va iscrivetevi e come sempre siete mitici. Alla prossima, bye bye!